Sono sempre nell'area delle terme del foro, perché gli antichi romani che cosa facevano? Andavano in foro, al foro per parlare di politica, per pregare le proprie divinità, e andavano a foro quando parlavano di politica, si trattavano bene perché utilizzavano anche gli ambienti termali. Le terme come erano strutturate? In calidarium, l'ambiente caldo, anzi partiamo dal frigidarium, si passava prima al frigidarium, l'ambiente freddo, poi abbiamo il tiepidarium che era l'ambiente semicaldo, insomma a metà, e poi l'ambiente caldo che era il calidarium. Avevano un sistema costruttivo molto, scusate metto gli occhiali, molto sviluppato e molto articolato. Che cosa è stato portato alla luce per quanto riguarda Bellinum? È stato portato alla luce l'ambiente caldo, il calidarium, che si ritrova all'interno di quella torre che è denominata Torre degli Orefici. Naturalmente è un toponimo che viene dopo, è moderno. Quegli ambienti là poi sono stati utilizzati nel 3° e nel 4° secolo d.C. per la sepoltura insomma degli abitanti, quindi significa sempre la cosiddetta depressione di cui abbiamo parlato in precedenza. Cioè, scusa, la torre quindi è di epoca originaria della colonia? La torre è leggermente successiva. Però all'interno sono vari strati di costruzione. All'interno però c'era questo calidarium. Voi pensate, ora c'è un dislivello enorme, però pensate che il piano di calpestio era più basso, giustamente. Come era costituito? Come si portava l'aria calda? Voi pensate che i romani sono dei grandi costruttori. Pensate all'acquidotto del Serinese, che partiva proprio da qua, delle correnti del Serino, e passava proprio per Abellinum. In alcuni contesti privati si ritrovano degli elementi costruttivi, e arrivava a Capo Miseno, quindi nell'area flegrea, per alimentare le flotte di Augusto. Quindi pensate l'Irpinia, che importanza aveva, anzi grazie all'Irpinia che si approvvigionavano con l'acqua, ancora oggi alimenta le acque del napoletano, e poi gli Irpini, come dire, Napoli ha sempre un'importanza maggiore, quindi lustro ai nostri territori, vabbè, al territorio della Campania, però voglio non dire, non c'è solo il litorale, no, sì. Cioè, non c'è solo il litorale, è importante anche la zona degli Irpini. Come alimentavano? Vi ho portato un piccolo schemino, c'erano sotto le strutture. Ora non è possibile vedere perché non è agibile, però se ci sarà la possibilità in un'altra visita vi mostrerò proprio queste strutture che ancora si conservano. Allora, c'erano dei forni sotto il pavimento. Questi forni alimentavano queste colonnine. Le colonnine erano poste sempre sotto al pavimento, a livello del forno, ma non erano avvicinate l'una all'altra, erano lasciate separate. Guardate. Perché questo? Perché il forno alimentava l'aria calda, e l'aria calda passava attraverso questi pilastrini e alimentava poi l'ambiente sovrastante, creando il cosiddetto calidarium. Questa è una tecnica, l'ipocausto. Le colonne ipocauste si chiama, l'ipocausto in gergo. Quindi era una tecnica tipicamente romana, grazie ai romani poi che hanno dato la possibilità allo sviluppo delle tecniche successive, che ancora oggi l'opus cementitium creato dai romani, ancora oggi con tecniche particolari, ma la utilizziamo, quindi historia docet, come si dice. Io vi ringrazio. Insomma, questo è quello che abbiamo potuto mostrare per un sito che è stato dissequestrato da poco, quindi già perché è morto. Perché questa è tutta una storia particolare, perché era una zona di proprietà privata dello Iacono, quindi si sono opposti il tribunale ha dato ragione a loro, e quindi è divenuta di loro proprietà di nuovo. E quindi si è intentata una nuova causa con la sovrintendenza, affinché quindi questo spazio, questo parco, perché è un parco archeologico, venisse poi ridato alla collettività, quindi sotto la gestione della sovrintendenza. Come può essere di proprietà privata un ritrovamento archeologico? Come può essere parte di Agripolta, che ci sono palazzi, se lei va di là
quel sì, palazzo che sta di là, sì, sì, ci sono scale. Il problema però non è odierno, non voglio alimentare polemiche, è la cosiddetta speculazione edilizia degli anni passati, che i nostri genitori, senza dare la colpa a nessuno, hanno preferito costruire a discapito dell'arte, della cultura e delle radici storiche della città. Ma questo non avviene solo a Bellinum, avviene nella stragrande maggioranza delle città. Se voi andate a Napoli, Decumani, sotto le case trovate, ci sta proprio il teatro greco dove Nerone si esibiva, in prossimità di San Paolo Maggiore, questa è la zona. Fino a vent'anni fa tu andavi dalla signora, c'è ancora oggi, c'è ancora oggi che bussi, vai e visiti il cosiddetto Deion, il teatro all'aperto dove Nerone e le fonti ci raccontano. Sei stata bravissima. Vi ringrazio. Grazie. Vi devo